Spettatori, buongiorno, buongiorno, benvenuti in un Furacciana in esterni dopo quanti giorni di prigionia di smart working? Beh, sicuramente 5 giorni perché oggi è sabato. No, però dai, sono uscita per varie visite mediche, quindi tanta roba. Allora, dove siamo? Vi faccio una panoramica, siamo alle colonne di San Lorenzo. Allora, la puntata di oggi potrei intitolarla Anatomia di un pranzo andato male. Allora, oggi complice il fatto che c'è bellissimo tempo, cioè c'è un bellissimo tepore, il cielo è azzurrissimo, guardate qua. Ho detto, ok, oggi si esce, si fa un giretto, andiamo a provare i takoyaki di Taco Chu in Porta Genova. Cioè non vado sui Navigli, non venivo sui Navigli da 3 anni praticamente, da inizio pandemia. E ho detto, ma così vedo anche cosa ha aperto, chiuso, com'è la situazione. Vabbè, vado da Taco Chu. Taco Chu è aperto solo dalle 6 in poi, del pomeriggio. Cioè, fa solo la cena. Bene, ottimo. Ho detto, vabbè, lasciamoci ispirare dalla città, da cosa mi può dare di bello. Allora, sicuramente io in fase acuta Covid non mangio al chiuso, ma neanche da sola, comunque, cioè no. Al che ho detto, vabbè, troverò uno street food, qualche cosa da qualche parte. Ok, faccio 4 passi sui Navigli. Navigli mi sembrano un po' sempre la stessa roba. Ah, non ho visto se c'era, non ci ho fatto caso, mi sa che ha chiuso il libraccio quello tutto a 1 euro, 2 euro. Vabbè. Il Discoman invece è ancora aperto, resiste, tiene botta, incredibile, incredibile ma vero. Purtroppo invece ha chiuso quel posticino carinissimo in vicolo Lavandai, dove facevano i cupcake. Non mi ricordo neanche come si chiamava, ma era carinissimo, tutto rosa. Ho detto quasi quasi faccio merenda lì invece che pranzare. No. Ed essendo andata in vicolo Lavandai, ho trovato dei cartelli foto di Milano. Ho detto, boh, ci sarà una mostra. Sembrava una mostra di foto d'epoca, no? Allora vado a vedere. Entro dentro in un cortiletto e c'erano delle riproduzioni di foto d'epoca belle, in vendita a poco prezzo. E telespettatori, ho comprato queste chicchette. Chicca numero 1, aforismi e pensieri su Milano e milanesi, appunto con foto d'epoca, librettino. Poi ho preso questo, scusate, devo stare attenta a non far cascare tutto. Allora, questo, antologia milanese inversa, cioè milanese e italiano. Telespettatori, sappiate, mi sono presa la fissa di imparare il milanese, perché veramente io sono una dei pochi milanesi che esiste. Adesso poi quando giro la telecamera ve ne parlo. E poi ho preso questa foto e un'altra, dov'è l'altra? Qua. I Beatles sul Duomo di Milano, troppo carine queste due foto. Allora, una delle due la voglio regalare alla mia mamma. La mia mamma era una grande fan dei Beatles. Non so se ha mai visto queste foto d'epoca. Io le trovo carinissime e quindi gliene regalo una. Mammina, ne ho presa una per te e una per me. Allora, come vi dicevo, voglio rispolverare il milanese perché io sono una delle poche persone che conosco nella vita che è nata e cresciuta a Milano da genitori nati e cresciuti a Milano. Io sono la seconda generazione, anzi da parte di madre sono la terza generazione, perché anche la mamma di mia mamma è milanese e io un po' lo so il milanese e volevo impararlo meglio per non perdere le nostre origini. Telespettatori, cioè basta con questa globalizzazione, che palle, cioè siamo tutti cittadini del mondo. No, io sono milanese, voglio parlare milanese, te capì? Oh. Mi sun chi de Milan e voglio parlare milanese. E, insomma, ho fatto questo giro, ho detto va bene, allora vado, torniamo all'anatomia del pranzo. Vado in Darsena, che c'è un posto che so che è famoso, che fa hamburger buonissimi, che si chiama oddio, non me lo ricordo. Vabbè, comunque, sono andata e era chiuso. Cioè,
riapre il 4 di febbraio perché c'era scritto: stiamo andando a cercare le mucche per fare i nostri hamburger. Va bene, allora dico ok, vado avanti, prima o poi troverò qualche cosa di interessante. Guardo qui, guardo lì, a un certo punto mi viene in mente: c'è un posto che fa il ramen. Ok, è al chiuso, però magari i tavoli sono abbastanza distanti, magari mi ispira fiducia, un bel ramen, non me lo mangio da mo', da mo', un bel ramen. Arrivo lì smantellato. Ho detto, vabbè, allora o salto il pranzo, passo direttamente alla cena, che effettivamente l'avrei anche fatto. Poi però sono passata davanti a un posto che faceva le gyros e allora ho detto, vabbè, dai, mi mangio una gyros. Una gyros che ho già mangiato con una bella cocchina, cocchina, cocchina. E niente, quindi prossima tappa, volevo andare a vedere la mostra degli abiti del Settecento a Palazzo Morando. Che è un po' che volevo andare e oggi mi sono presa questa giornata solitaria, mio malgrado, per fare questi giretti, ecco, questi giretti. A dopo. E rieccomi, allora mi sono appoggiata 5 secondi in una via poco trafficata, dove passa poca gente, ma comunque passa, io non la sopporto più sta città. Devo dire, stamattina si stava bene, c'era poca gente in giro, adesso c'è un bordello e vabbè. Allora, sono andata alla mostra, chiamarla mostra è l'eufemismo del secolo, cioè praticamente una capsule edition di quattro vestiti del Settecento, cioè mettiamo, diciamo le cose come stanno. Quindi vabbè, carina, perché comunque quelle quattro cose erano interessanti, però vabbè, un po' tempo perso. Allora, quello che mi fa un po' incazzare è che l'intento di oggi era trovare qualche scorcio carino da fotografare per questo corso di fotografia che sto facendo. Milano non offre niente, non c'è un cavolo da fare, cioè tutto quello che offre io l'ho visto, rivisto, stravisto, strafotografato e due palle micidiali. Quindi ho fatto veramente pochi scatti interessanti, vabbè. Secondo me, allora, il tema della lezione era paesaggio naturale o urbano. Credo che io non sono proprio da paesaggi, cioè appunto proprio questo. Cioè, la fotografia a me piace proprio per l'isolamento di alcuni dettagli estrapolati dal resto della realtà che di solito fa più schifo. Quindi confido nella prossima lezione, non mi ricordo qual è, però vediamo un po'. Telespettatori, adesso me ne torno a casa, esco, vado via da questo bordello di gente, perfino in questa strada non trafficata c'è casino. Io non la sopporto più questa città, vabbè.